bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un prodotto che non mi sta piacendo. Sto parlando del tonico nuovo della Garnier Skin Active, tonico protettivo con miele di fiore, 96% di ingredienti di origine naturale, pelle secche e spente, senza parabeni, senza siliconi e senza coloranti. Eccolo qua. Ora vi mostro l'inci. Questo prodotto l'ho acquistato recentemente da Tigotà. Se non sbaglio, l'ho pagato 5,99 euro. Sono 200 ml di prodotto. Ho cominciato ad utilizzarlo subito perché il mio tonico era praticamente terminato. E niente, volevo fare una piccola polemica su questo prodotto perché hanno fatto praticamente questo inci con la spiegazione per farci capire che cosa c'è all'interno, così le persone che non sanno leggere l'inci lo vanno a leggere e c'è tutta la spiegazione, giusto? Niente, io l'altro giorno l'ho guardato attentamente, per questo io vi invito sempre a leggere l'inci e controllarlo sul biodizionario o su internet, così perché mi è capitato questo caso che adesso. Io non sono una grande esperta di cosmetologia, di sa che cosa, io semplicemente sono un consumatore che è andato a controllare semplicemente alcuni ingredienti che non mi convincevano e vi sto dicendo quello che ho trovato, quindi non è che me lo sono inventata, ho trovato questa definizione. Perché dico questo? Perché qua all'interno ho trovato due definizioni che non corrispondono alla spiegazione. Se voi guardate l'inci che vi ho appena fatto vedere, al terzo posto c'è alcol denat. Sono andata a controllare sul biodizionario e alcol denat è un solvente conservante, ma comunque fa parte della categoria alcol. Quindi è un solvente, giusto? È un conservante, ok, ci sta perché alla fine è un pallino arancione. E ci sta benissimo. La polemica su cui voglio fare è che perché qua c'è scritto alcol denat significa barbabietola e canna da zucchero. Non mi sembra che sia un estratto di barbabietola e canna di zucchero. Voi lo sapete come mai c'è scritto questo? O sono io ignorante o so biodizionario non sbagliato? Bah. Poi sono andata anche a controllare Capril glucosito. Comunque, sul biodizionario ha un pallino verde, ma è un tenso attivo. È un tenso attivo. Qua che cosa ha scritto? Che è seme di grano. Boh. Quindi, questa cosa qua non mi piace assolutamente perché credo che se volete approcciarvi a fare dei tonici più naturale possibile, ok, ci sta, però non ci prendete per il culo, perché noi consumatori non siamo stupidi, andiamo a controllare e oltre al fatto che noi consumatori attraverso YouTube vi facciamo la pubblicità sia buona ma anche cattiva, quindi se ci prendete per i fondelli, se uno ci si mette a guardare, vi fa comunque una brutta pubblicità gratuita. Come facciamo gratis la pubblicità quando ci piacciono i prodotti, facciamo anche gratis la pubblicità dei prodotti che fanno schifo. Mi dispiace perché con l'inci avete proprio toppato, ragazzi. O scrivete cos'è veramente, perché comunque la gente va a vedere che cosa significa, o non lo scrivete proprio. Fate una gran figura di merda perché voi fate un inci analizzato e scrivete delle cose non vere. Punto. Passiamo al prodotto. Chiudiamo la polemica perché oltre a questo, questo tonico non mi piace. Non mi piace, a parte che vabbè, il profumo è gradevole perché sa moltissimo di tanti prodotti della Garnier, ma in sottofondo pesca. C'è l'odore della pesca, il profumo, infatti mi ricorda tanto dell'estate alla pesca. Non mi piace questo prodotto perché qua c'è scritto per le pelle secche spente. Ora, io ho una pelle secca, non ho una pelle spenta, perché comunque la curo così, non è grigiastra, però voglio capire che cosa fa effettivamente il suo tonico, perché su di me non fa nulla, è come un'acqua fresca. L'unica cosa qua,
idratante è la glicerina, che dà questo senso di morbidezza. Sì, c'è l'estratto di nettare di fiore selvatico, che poi c'è scritto miele honey invece nettare di... vabbè. Ma per il resto non c'è nulla di che. C'è la crusca di riso, vabbè. C'è un tensativo, c'è un solvente e poi ci sono tutti i derivati dai profumi. Comunque, questo tonico non fa assolutamente niente sulla mia pelle. Quando lo applico fa schiumetta, cosa che non mi dispiace nei tonici perché dopo un po' va via, è ok. Però poi va ad appiccicare la pelle, anche se ne metto poco prodotto, va comunque a lasciarmi la sensazione del piccio sul viso che io detesto. E poi, dopo che si asciuga questo tonico, la mia pelle tira. Ora, che cacchio fai tu tonico? Tu dovresti idratare, è per le pelli secche, no? E invece no, non fa nulla di nulla. Oltre, dovrebbe idratare, invece no, mi fa tirare la pelle e io la sento addirittura leggermente disidratata. Questa è una cosa obbrobriosa, assurda. Questo tonico fa veramente schifo. Non lo comprate perché per 6 euro io posso benissimo acquistare un tonico con un inci decente, non falsificato, diciamo, perché un inci decente con 6 euro posso comprare il tonico di Viviverde Coop, posso comprare il tonico della OMI certificato ICEA, posso comprarmi anche i tonici di proprio bio, ce ne sono tanti con un buon inci. Meno di 6 euro o 6 euro, ma ragazzi, questo costa, l'ho preso 5,99 euro in offerta, quindi non so quanto costa a prezzo pieno, ma fa veramente schifo. Non lo comprate perché non fa nulla, è acqua fresca sul viso. Bah, io sono proprio rimasta di merda con questo prodotto qua, perché quando l'ho comprato così non avevo molto tempo di guardare l'inci perché ero di fretta, ero col mio ragazzo. Sapete che quando si va in giro con gli uomini per le cose beauty bisogna far veloce perché sennò non avevo idee, cioè non avevo tempo, ma se mi fermavo a guardare, ragazzi, non c'è nulla dentro, cioè ci sarà un estratto e basta, che poi non fa neanche chissà che cosa sulla pelle. Bah, veramente un prodotto top, flop, bocciatissimo da scartare, che fa proprio schifo. E io chiudo qua. Mi raccomando, ragazzi, leggete benissimo l'inci, non fatevi ingannare da 96% di ingrediente naturale perché quindi niente, leggetelo bene e comunque fatemelo sapere. Cioè io mi sono informata su biodizionario, cioè non è che chissà che, e là comunque le voci non corrispondono alla spiegazione che c'è scritto qua dietro. Boh. Niente ragazzi, io vi mando un grossissimo bacione, fatemi sapere se avete trovato interessante questa review e noi ci vediamo alla prossima, ciao!